Buongiorno, riprendiamo da lead. Allora, modulo lead, vediamo, ci sono l'elenco dei lead dove qui abbiamo una visualizzazione generale, qui abbiamo sempre la zona filtri. Andiamo a vedere com'è organizzato il campo lead, quindi aprendo sul nome lead si apre il lead dove abbiamo il nome, la proprietà, l'email, il telefono, poi ci sono più particolari, quindi tutte le informazioni del lead personalizzabili, quindi poi qui vedremo come personalizzare i campi. E quindi qua abbiamo la mail, il fax, il nome del lead, la posizione all'interno dell'azienda, questa è l'azienda. E poi abbiamo le informazioni legate all'indirizzo e poi abbiamo tante altre cose che poi vedremo pian piano nel seguito del tutorial. In questo caso quindi lead sono i contatti. Come aggiungo un lead? Allora, per aggiungere un lead semplicemente posso, con il tasto più, aggiungere, quindi più. E lead, vado a mettere dei campi. I campi, vedete, rossi sono obbligatori, quindi nome, chiamo Mario, cognome Rossi, società Mario Rossi, l'email non la mettiamo, in questo caso non è obbligatoria, e salvo. A questo punto io ho inserito Mario Rossi, che poi chiaramente posso andare a modificare quando voglio, e se vado a vedere dopo qui, dopo l'elenco, ho due Mario Rossi, avevo già fatto delle prove, quindi magari vedo che uno dei due non mi va bene, semplicemente per cancellarlo basta spuntarlo, andare sui puntini qua dell'elenco e quindi fare elimina e si sposta nel cestino. Altra cosa che si può fare nei lead, tornando alla pagina, diciamo dove vedete la visualizzazione 10 per pagina, uno può fare anche 20 per pagina, quindi vengono così via visualizzati uno dietro di seguito all'altro, posso importare da un file. Bene, importare da un file vuol dire che allora posso prendere un file, vi faccio vedere il file che voglio importare. Il file è un file, vedete, in Excel, in questo caso semplicissimo, dove ho nome, cognome, la mail, la società, un telefono e una provincia. In questo caso la provincia l'ho messa come sigla, poi si può gestire. Benissimo, allora tornando quindi a noi, posso cliccare su importa, importa lead, seleziono un file, quindi sfoglia all'interno del mio computer, vado a prendere importazione lead, quel file che avevo visto prima, lo apro. Il file è stato caricato, passo al passo successivo, aggiungo come nuovo lead, quindi cosa devo fare di questo record? Aggiungo, salta eventualmente quelli esistenti in base all'ID lead, ma questo lo crea il sistema, oppure guardo, faccio un controllo tramite mail. In questo caso se c'è già un lead che ha la stessa mail, non viene sovrascritto o non viene duplicato. Ecco, a questo punto mi dice i campi sono 6. Non mappati 0, quindi dice ok, quindi i campi nel file io ho nome, cognome, mail, società, telefono, provincia, i campi nel CRM lui li ha già trovati perché sono simili, quindi a nome, cognome con cognome, questa è la corrispondenza all'email, lui aggancia la email, alla società, società, telefono, provincia. Bene, a questo punto facendo successivo. Selezioni l'origine lead da segnare, nessuna, oppure ecco, uno potrebbe, qui dopo lo vediamo, potrebbe essermi arrivato questo elenco da, non so, Facebook. Assegno un task, quindi assegno un compito, no, potrei dopo aggiungerlo, quindi potrei creare task nel flusso di lavoro, aggiungi tag, quindi aggiungo qualche etichetta, potrei mettere delle etichette e quindi faccio fine. Ok. Quindi dice l'importazione di lead è stata pianificata, il contenuto di questa operazione verrà inviata una mail. Ma in questo caso, chiaramente, andiamo a vedere il numero, sono ancora 11, il sistema sta lavorando e quindi a breve ci arriverà una mail che ci dirà come è andato l'importazione, se è andata a buon fine, di quanti di questi contatti sono stati inseriti e così via. Ecco, una cosa interessante a questo punto è quella di vedere anche, quindi l'importazione ci permette di caricare mille, migliaia di nomi e poi chiaramente la cosa molto importante è anche andare a gestire un po' i campi. Faccio un esempio, in questo caso vedete se io vado a prendere Mario Rossi,
e vado a dargli la provincia, il campo provincia che posso andare a modificare, vedete, con la semplice digitazione della matita di modifica, io posso scrivere Milano, però potrei scrivere anche Mi. Ecco, vedete, importa stato. Lead importato correttamente da import, quindi mi è arrivato diciamo l'avviso. Faccio nulla, torno indietro, vado a vedere i lead adesso. I miei lead sono 17. Ok? Quindi sono 17 perché ho inserito i 6 lead in più che avevo e quindi adesso li ho Mario Rossi 6, Mario Rossi 5 e così via. Chiaramente questi sono nomi. Ecco, la cosa che vi ho detto, andiamo a vedere la provincia, vedete? Provincia Bari. Chiaro che qui la provincia è un campo libero, quindi se io metto Bari o Ba, a seconda, poi se devo usare dei filtri per andare a individuare i lead della provincia di Bari, è meglio che questi campi siano gestiti con degli elenchi a tendina, ma questo lo vediamo nella prossima video corso. Niente, vi lascio qui, questa è la panoramica sui lead, quindi con l'aggiunta, col più si può aggiungere il singolo lead, si può fare a nulla, e con importa si può andare ad aggiungere un file completo, quindi andiamo a prendere un formato in Excel oppure si possono collegare altri CRM. Bene, vi ringrazio, la prossima volta vediamo come andare a mappare i campi in modo da poi poterci fare dei filtri opportuni, sempre nel campo lead. Poi la stessa cosa varrà per il campo contatti e per il campo aziende. Alla prossima!